Salve a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Storie dal Vecchio Mondo. Anche in questa puntata proseguiamo l'epopea dell'eresia di Horus attraverso gli occhi delle legioni che ne sono state le protagoniste. Ed in questa puntata in particolare ci concentreremo sulla 19ª delle legioni Sastartes, ovvero sia la Guardia del Corvo e del loro albino primarca Corvus Corax. La storia della 19ª legione, come tutte le storie delle legioni consorelle, nasce nei laboratori sulla Sacra Terra, dove il genio visionario della dottoressa Amara Astartes aveva dato vita a quelle che diventeranno poi nel futuro le legioni Sastartes, in onore proprio della prima dottoressa che aveva portato la manipolazione del genoma a livelli tali da consentire ad un uomo di diventare uno Space Marine. La base genetica che formerà il nucleo della 19ª legione della Guardia del Corvo venne reclutata attraverso le gang degli sottoformicai che costituivano la Sacra Terra, che costituivano molti dei regni che si opposero all'avanzata inesorabile dell'imperatore e dei suoi Thunder Warrior durante le guerre di unificazione. Alla fine i migliori combattenti vennero risparmiati o comunque inglobati all'interno del tessuto del nascente Imperium e formarono la base genetica dalla quale l'imperatore inoculò il seme genetico del suo 19esimo figlio, ossia l'individuo che sarà poi conosciuto come Corvus Corax. La base della 19ª legione, in maniera simile a quella dell'8ª legione dei Signori della Notte, venne impiegata nelle ultime fasi delle guerre di unificazione al fine di effettuare azioni di sabotaggio e spargere il terrore negli ultimi regni umani che ancora si opponevano al volere dell'imperatore. Una volta ridotti in ginocchio, i guerrieri della 19ª legione provvedevano all'eliminazione dei leader nemici, a sabotare le linee di comunicazione e a distruggere l'infrastruttura dei regni che poi venivano assaltati dall'imperatore e dai suoi guerrieri e ridotti all'obbedienza. Una volta che l'imperatore unificò il suo dominio sulla Terra, si preparò alla sua più grande impresa, riunificare le stelle sotto l'egida del nascente Imperium. Per farlo servivano molti, molti più guerrieri, quindi i laboratori sulla Sacra Terra e più tardi sulla Luna iniziarono a produrre in massa guerrieri che erano stati selezionati per un particolare scopo. All'inizio, diversamente poi anticipiamo un attimino, a differenza di come si evolverà poi la legione sotto l'egida del Primarca, all'inizio le tattiche di guerriglia e di combattimento della 19ª legione erano molto molto simili a quelle impiegate dai Signori della Notte, quindi spargere il terrore nelle linee nemiche, compiere brutali atti di massacro e vincere le battaglie grazie al mero terrore che i guerrieri dell'imperatore, che gli angeli della morte, incutevano nei loro nemici. Tutto questo cambiò in maniera radicale una volta che la legione venne riunita al suo perduto primarca. La storia del primarca Corvus Corax inizia sul pianeta Liceus. Questo pianeta è un pianeta che orbitava intorno ad un ricco mondo formicaio chiamato Kiavar. Su questo pianeta governavano delle tecnogilde che erano rimaste, a differenza di molti altri pianeti, erano rimaste indenni al pericoloso periodo dell'oscura era della tecnologia. Erano riusciti a sopravvivere alla lunga notte in maniera quasi intatta e avevano conservato molto della loro antica tecnologia. Il dualismo tra la luna di Liceus e il mondo forge di Kiavar era appunto formato dal fatto che la ricca luna era piena di giacimenti minerari e quindi forniva molte delle materie prime che poi le tecnogilde utilizzavano per sostenere la loro economia e quindi esportare nei sistemi limitrofi tutte le materie prime che fondavano la ricchezza del mondo formicaio e del mondo forgia. Ovviamente per consentire questo tenore di benessere per le classi dominanti, la legge su Kiavar era imposta con mano di ferro e senza alcuna pietà. Chiunque non riuscisse a formare, a produrre la loro quota per il sostentamento o commettesse uno degli innumerevoli crimini contro le tecnogilde, veniva punito con l'incarcerazione a vita sulla luna mineraria, una sentenza a ben vedere ben peggiore della morte, in quanto le condizioni sulla luna
rocciosa che costituiva il principale fondamento della ricchezza del pianeta, erano disumane. L'aspettativa di vita dei nuovi arrivati era di pochi mesi, in quanto distrutti dai martorianti turni di lavoro o dalle esalazioni mortifere che venivano dall'estrazione del minerale sul pianeta, diciamo che portavano alla morte nel giro di pochi mesi. Tutto questo cambiò quando un gruppo di minatori, scavando all'interno delle calotte polari del pianeta, rinvennero in una camera sotterranea un bambino avvolto in fasce all'interno di uno strano congegno che riportava, e questo ce lo riporta il Primarca stesso, il numero 19 inciso su questa strana struttura. I minatori di Liceus si intenerirono e presero sotto la loro ala il giovane ragazzo senza dire nulla alle pattuglie di sorveglianti che rappresentavano le tecnogilde sulla Luna e lo crebbero come uno di loro. Interpretando l'arrivo di questo misterioso ragazzo come un segno degli dèi, gli diedero come nome Korax, che nella lingua di quella Luna quasi disabitata significava liberatore. Il giovane Korax crebbe molto rapidamente alla naturale velocità con la quale crescono tutti i primarchi e ben presto fu in grado da solo di svolgere il lavoro di una decina di operai e quindi si prodigò per alleviare le sofferenze di quella che era diventata la sua gente. Ma non solo, venne accudito ed educato da molti dei prigionieri e dissidenti politici che venivano mandati da Kiavar sulla Luna proprio perché si erano opposti al potere delle tecnogilde. E ovviamente il giovane Korax incamerò i principi in base al quale il debole doveva essere preservato e le tecnogilde dovevano essere rovesciate. Ovviamente a questi principi dedicò la sua immensa forza di volontà che gli derivava dai misteriosi esperimenti effettuati dall'imperatore del genere umano. Ben presto Korax iniziò a formare delle squadre, a dividere gli operai in gruppi specializzati e a promuovere dei leader meritevoli con un unico scopo, scatenare la rivolta sulla Luna di Liceus. Ad un certo punto le attività poste in essere da Korax, i numerosi scioperi che minavano le imboscate, gli omicidi delle pattuglie, dove nessuno riusciva a capire da dove venissero questi efferati omicidi, iniziarono a prendere il loro tributo e ben presto l'intera Luna di Liceus divenne ben presto una polveriera. Fino a quando Korax, attraverso mirate azioni di sabotaggio e di guerriglia, sollevò apertamente l'intera popolazione operaia della Luna in un assalto contro la roccia nera, la torre nera, che costituiva la guarnigione a controllo della Luna. In una sola notte di brutali massacri, Korax e i suoi guerrieri riuscirono a ripulire l'intera torre dalla guarnigione che ospitava, benché fosse molto numerosa e bene armata, e in una sola notte Korax si assicurò l'intero di incontrastato dominio sulla Luna. Ovviamente tale notizia non passò inosservata all'aristocrazia regnante su Kiavar, che presto preparò una spedizione armata molto numerosa per sedare quella che all'inizio era passata come una semplice rivolta degli schiavi condannati che dovevano fornire le risorse del pianeta. Tuttavia Korax aveva dei piani molto più elaborati. Riempiendo i pozzi gravitazionali che collegavano la Luna al pianeta di ordigni nucleari che erano utilizzati per scavare le zone ancora inaccessibili della Luna, Korax bombardò dall'alto le stesse città capitali del pianeta, uccidendo innumerevoli centinaia di migliaia di individui e lanciando un chiaro monito: i ribelli sarebbero morti prima di arrendersi alle forze delle tecnogilde. Ovviamente la situazione non poteva essere tollerata, se non che l'esercito inviato a sedare la rivolta venne accerchiato, gli venne tesa un'imboscata da Korax e dalle sue truppe scelte e venne annientato nel giro di una settimana di brutali combattimenti.
Questo ovviamente non poteva continuare, in quanto la popolazione di Kiavar, privata delle sue risorse che gli venivano dal costante afflusso di materie prime dal pianeta, ben presto collassò su se stessa, in quanto i diversi membri delle Tecnogilde si rivoltarono gli uni sugli altri per il possesso e il controllo delle scarse risorse che stavano diventando via via più scarse. E quindi non vi fu più una forza militare unita in grado di poter riconquistare la Luna, e Korax periodicamente bombardava dall'alto lo stesso mondo che li aveva ridotti in catene. Tutto questo cambiò quando l'imperatore del genere umano, proprio in quel momento, arrivò nelle propaggini del sistema che ospitava Kiavar e la sua luna, e a questo punto divinò la presenza di uno dei suoi figli perduti. Una notte, mentre Korax stava preparando i piani per la giornata successiva, un misterioso individuo si presentò nel suo centro di comando e chiese di poter parlare al giovane leader in privato. Quello che si dissero questi due straordinari individui rimane un mistero, nessuno sa di cosa parlarono, ma dopo una notte di un intero giorno passati a colloquio, Korax si presentò e dichiarò che il misterioso individuo altri non era che l'immortale imperatore del genere umano, signore di tutta l'umanità, e lui aveva giurato fedeltà a questo nuovo individuo, che appunto era il suo padre genetico. Korax pose un'unica condizione all'imperatore per avere la sua lealtà, e che l'imperatore lo aiutasse a riconquistare il suo mondo, nel senso quel mondo che per molto tempo lo aveva oppresso, ma che era la patria di tutti quanti i suoi compagni. L'imperatore accettò e pose al comando del giovane primarca la forza armata rappresentata dalla 19ª legione, 10.000 Space Marine costruiti col suo stesso seme genetico. Ovviamente la capitolazione di Kiavar durò pochissimo, i pochi governanti rimasti si arresero al giovane primarca e vennero ovviamente pubblicamente giustiziati, e ben presto il Mechanicum e l'Adeptus Administratum entrarono all'interno dell'infrastruttura di Kiavar, trasformando il mondo, riconvertendo il mondo da un mondo ostile alla democrazia in una parte integrante del tessuto produttivo dell'Imperium. A questo punto Korax prese il comando della sua legione e ordinò che la guglia di basalto nero che aveva costituito la sede dei carcerieri su Liceus divenne la guglia del corvo, ossia la fortezza monastero, la fortezza capitolare della neonata legione di Space Marine. Non solo, la popolazione attraverso un plebiscito dichiarò di cambiare il nome alla luna di Kiavar, e che da quel momento in poi venne conosciuta col nome di Liberazione, proprio in onore della rivolta capeggiata dal loro primarca, dal loro signore, che li aveva condotti alla libertà. A questo punto Korax era pronto per prendere in mano le redini della sua legione e condurla in guerra insieme all'imperatore e agli altri fratelli primarchi, con il quale venne ben presto messo in contatto. All'inizio, date le scarse dimensioni della legione, come spesso accadeva ai nuovi primarchi, anche Corvus Korax venne posto sotto il comando diretto di Horus Lupercal, primo figlio dell'imperatore e colui il quale aveva il comando supremo delle forze di espansione, seconde soltanto a quelle del signore del genere umano. Horus era un tattico incredibile e ben presto sfruttò Korax e i suoi guerrieri in assalti combinati che spargevano il terrore all'interno delle linee nemiche e all'interno dei mondi che venivano conquistati dalle flotte di espansione del genere umano. Tuttavia, quello che Korax vide una volta messo al comando della sua legione fu che i guerrieri della 19ª legione non operavano secondo i suoi dettami, in quanto i vecchi maestri della legione, i vecchi quadri, i vecchi operativi che avevano servito sotto Horus, che quindi non avevano avuto l'influsso del loro primarca, che erano di origine terrestre, avevano delle tattiche di guerriglia, dei modi di combattere che il primarca personalmente aborriva, e gli ricordavano le crudeltà indicibili al quale la popolazione del suo pianeta di origine era stata sottoposta sotto la sferza dei sorveglianti delle Tecnogilde. Korax iniziò lentamente all'inizio, poi sempre più rapidamente, a modificare radicalmente l'assetto della sua legione. Per prima cosa esiliò
il maestro della legione, un guerriero che aveva servito per centinaia di anni sotto l'imperatore, un veterano delle guerre di unificazione, in quanto i suoi dettami erano in contrasto con quelli del primarca. Diciamo che l'esilio rappresenta una circostanza molto molto insolita all'interno della struttura militare delle legioni Astartes. Diciamo anche che gli andò molto, molto meglio rispetto a tanti altri. Angron, per esempio, una volta preso il comando della sua legione, uccise personalmente il precedente maestro della legione. Quindi l'esilio, per questo sfortunato guerriero, rappresentò un aspetto tutto sommato abbastanza accettabile. Ovviamente Korax iniziò ad assicurarsi che la legione riprendesse i suoi principi, anziché quelli che gli erano stati imposti dall'imperatore all'inizio delle guerre di unificazione. Inviò contingenti di legionari terrestri in missioni operative dal dubbio grado di successo, proprio per eliminare piano piano dalla legione tutti gli elementi che potevano opporsi alle visioni e ai progetti del giovane primarca, e al contempo si assicurò che da Kiavar, dalla Luna di Liberazione, arrivassero un costante flusso di reclute che potesse portare la legione agli effettivi numerici richiesti per poter intraprendere una sua personale crociata. Ovviamente questo modo di fare all'inizio venne tollerato dalla confraternita dei primarchi, però pian piano iniziò a creare dei dissapori tra Korax e il più anziano fratello Horus. La situazione tra i due primarchi degenerò al momento in cui Horus si preparava ad assaltare un pianeta conosciuto col nome di Cancello 42. Durante la campagna dell'assalto al Cancello 42 vennero impegnati i lupi siderali di Leman Ras, i guerrieri di ferro, la guardia del corvo e Horus Lupercal in persona con i suoi lupi della luna. All'interno dell'attribuzione dei ruoli e all'interno della pianificazione dell'assalto alle fortezze che punteggiavano il mondo sotto assalto, Horus ordinò a Korax di assaltare appunto il centro della principale fortezza del mondo del Cancello 42, con un assalto frontale che non era nei dettami e nelle dottrine della 19ª regione, ma che il primarca della 16ª regione voleva che fosse Korax a guidare l'assalto con la sua legione. Korax, durante il consiglio di guerra, si oppose vigorosamente a questa scelta del fratello più in alto in comando e dichiarò che i suoi guerrieri sarebbero stati meglio impiegati in azioni di disturbo e di sabotaggio delle linee nemiche. Una prerogativa che stava iniziando a prendere piede all'interno della legione, ma che per il momento non si discostava molto da quella che era una legione operativa a tutti gli effetti, come appunto quella dei Signori della Notte. L'alterco venne interrotto da Leman Ras, il quale si infrappose fra i due fratelli che stavano arrivando addirittura alle mani, dichiarando che Horus godeva della piena fiducia dell'imperatore e che se Horus aveva dato quest'ordine e aveva stabilito questo piano di battaglia, così doveva essere fatto. Ovviamente l'assalto al Cancello 42 fu un massacro sia dalla parte delle legioni Astartes che da parte degli abitanti del mondo, che falcidiarono un gran numero di legionari inviati contro le linee difensive appunto del mondo. L'unica nota di soddisfazione è che Korax si assicurò che gran parte degli Space Marine che presero parte a questi assalti erano Space Marine di origine terrestre, che quindi erano quegli Space Marine che avevano caldeggiato sin dall'inizio Horus Lupercal e le idee di comando del primarca della Legione dei Lupi della Luna. In questo modo Korax si assicurò che gran parte dei legionari e degli ufficiali che mettevano in discussione la sua autorità di comando venissero eliminati in quello che passò alla storia come praticamente un bagno di sangue. La legione a quel punto venne ridotta a soli 80.000 effettivi e quindi subì perdite molto superiori a quelle che erano richieste alle legioni che accompagnavano Horus nella sua espansione. Pertanto Korax riuscì con questo espediente molto sanguinario a sganciare la sua legione dall'influenza del primarca della sedicesima e iniziare una sua personale crociata.
L'addio fra i due fratelli non fu molto edificante, in quanto alla fine la propaganda imperiale dichiarò che la conquista del mondo del Cancello 42 era nata da frutto di una intuizione del signore della guerra, di Horus Lupercal, ancora non signore della guerra, ma del primarca della 16ª legione, che di nuovo aveva dimostrato il suo acume tattico. E ovviamente a Corax e agli altri primarchi in supporto venne riconosciuto un ruolo marginale e minimo all'indipendenza appunto di Horus, che Corvus Corax considererà sempre un manipolatore del quale non ebbe nessun tipo di fiducia. Da questo punto Corax e la sua legione appunto si sganciarono dalla crociata del signore della guerra e iniziarono una loro personale crociata. Un dato interessante che magari pochi sanno è che Corvus Corax, accompagnato dalla Teron Court, un gruppo di umani che appunto fornivano appoggio e supporto ai guerrieri della 19ª legione che stavano riprendendo il loro numero effettivo, assaltarono e conquistarono un insieme di 5 pianeti nel sistema di Istvan, un luogo che nel prosieguo della storia diventerà tristemente famoso all'interno della storia della legione Sastartes. Corvus Corax non assistette alla proclamazione del signore della guerra Horus nel mondo santuario di Ullanor e fu uno tra i pochi primarchi a non congratularsi per l'elevazione del fratello al rango di signore della guerra, consapevole che la personalità manipolatrice di Horus sarebbe stata ancora di più elevata da questo grande onore che l'imperatore del genere umano aveva posto in capo al suo figlio prediletto. E continuò a proseguire la sua personale crociata conquistando i mondi nel nome del genere umano. Ovviamente epurata la legione nella maniera più sanguinaria possibile dagli elementi che non riconoscevano le sue tattiche e che anzi continuavano ad applicare le tattiche di terrore proprie della legione sorella dei Signori della Notte, verso la quale Corax avrà il massimo disprezzo per quanto riguarda le tecniche operative e i successi della legione, a volte conseguiti attraverso un inutile spargimento di sangue, fino a quando sul mondo ferale di Davin, Horus Lupercal, figlio prediletto dell'imperatore, venne corrotto dal più antico nemico del genere umano, ossia i 4 poteri perniciosi degli dei del caos. Una volta che Horus rinacque come avatar delle forze della distruzione, egli iniziò a corrompere una a una le legioni di Space Marine che covavano dei sentimenti di odio e di sfiducia nei confronti dell'imperatore del genere umano, reo, agli occhi di Horus e dei suoi confratelli primarchi, di aver abbandonato la causa per la quale loro avevano versato il sangue ed essersi ritirato sulla Sacra Terra a svolgere un non ben specificato piano che solo lui sapeva e che non aveva confidato neppure ai propri figli. Corax venne raggiunto dalla notizia del tradimento di Horus e dal fatto che l'imperatore stava preparando un'enorme forza punitiva che avrebbe avuto il compito di schiacciare il figlio ribelle. All'interno di questa flotta sarebbero state radunate le forze di ben 7 legioni, ossia la Guardia del Corvo, le Mani di Ferro di Ferrus Manus, le Salamandre, che avrebbero appunto costituito la punta di lancia sulle forze dei traditori, e dietro di loro sarebbero arrivate ben altre 4 legioni, una forza che nell'intera galassia non era mai stata radunata per sconfiggere nessun nemico. Corax appunto si lanciò sui campi, ironicamente, di Istvan 5, un pianeta che anche egli aveva contribuito a riportare in seno all'Imperium e che adesso stava per subire l'ira della forza combinata di ben 7 legioni di Space Marine. Corvus Corax, Ferrus Manus e Vulcan delle Salamandre formarono la punta di lancia di questa immensa forza di Space Marine che battagliarono contro i divoratori di mondi di Angron, i figli dell'imperatore di Fulgrim, i guerrieri di ferro e la stirpe dei mille, quel poco della stirpe dei mille che era rimasta, della guardia della morte di Mortarion, sui campi insanguinati di Istvan 5. Le forze dell'imperatore stavano anche per avere la meglio quando Horus iniziò a ritirarsi verso le sue postazioni difensive. A quel punto anche Corax e Vulcan, ormai Ferrus Manus era stato attaccato e decapitato dal fratello Fulgrim,
si ritirarono in attesa dei rinforzi che avrebbero schiacciato le forze del Signore della Guerra. Tuttavia, quando le forze lealiste si ritirarono sui campi di atterraggio, le quattro legioni che avevano fortificato le zone di atterraggio aprirono il fuoco sui compagni in ritirata. In uno dei più biechi atti di tradimento della storia del genere umano, i guerrieri di ferro, i predicatori, i signori della notte e la legione alfa aprirono il fuoco sui loro confratelli, abbattendoli quasi tutti. Korax, in un ultimo gesto di vendetta, attaccò il fratello traditore Lorgar, che noi sappiamo essere stato il fondatore, il fautore dell'eresia di Horus, e stava quasi per ucciderlo quando l'abitatore della notte, Korad Kurz, si frappose fra i due combattenti e riuscì a mettere in fuga il primarca della Guardia del Corvo, sconfiggendolo in combattimento. A questo punto le forze delle legioni lealiste vennero decimate, le navi vennero distrutte dal fuoco combinato delle flotte coalizzate dei traditori, e anche l'ammiraglia di Korax, l'ombra dell'imperatore, un'antica nave appunto di classe Emperor, venne abbattuta dal fuoco della Terminus Est durante la battaglia aerea sul mondo di Istvan 5, e venne distrutta, lasciando i guerrieri della Guardia del Corvo, i pochi sopravvissuti delle Salamandre e delle Mani di Ferro, impossibilitati a lasciare il pianeta. Horus si assicurò, o provò ad assicurarsi, che nessuno dei suoi fratelli primarchi sopravvivesse, per raccontare all'imperatore e preparare l'Imperium della tempesta dell'eresia che si stava per scatenare. Korax, a questo punto, visto perso qualsiasi possibilità di lasciare il pianeta, adoperò insieme a un pugno di guerrieri veterani sopravvissuti le tattiche di guerriglia che lo avevano reso così famoso, e per ben 92 giorni si nascose sui campi ardenti di Istvan 5, predando i cadaveri dei legionari per avere l'equipaggiamento necessario ai suoi confratelli per poter continuare le operazioni belliche, riunendosi agli sparuti gruppi delle Salamandre e delle Mani di Ferro, cercando di sopravvivere a lungo affinché una forza di intervento potesse venire in loro soccorso. Forza di intervento che appunto non tarderà ad arrivare. Infatti, sul pianeta, sulla luna di Liberazione, il castellano della fortezza monastero della Guardia del Corvo percepì qualcuno sospetta anche un'impronta psionica connessa alla perdita e alla morte di centinaia di migliaia di Space Marine, e organizzò una flotta di intervento per andare a verificare la situazione sul pianeta di Istvan, che nel frattempo era stato evacuato dalle forze del Signore della Guerra, le quali appunto avevano come unico scopo raggiungere la Sacra Terra, detronizzare l'imperatore e sostituirlo con Horus e il suo culto dei Dei del Caos. Il capitano Brand della prima compagnia della Guardia del Corvo riuscì ad arrivare insieme a manipoli delle forze umane a sostegno della Guardia del Corvo e scoprire una cosa che per uno Space Marine era inconcepibile: centinaia di migliaia dei suoi confratelli spazzati via nell'arco di una furiosissima battaglia. Tuttavia, con uno sprezzo del pericolo, il comandante Brand riuscì addirittura a salvare da morte certa il primarca della 19ª legione, il quale era stato messo all'angolo da Angron e dai suoi divoratori di mondi, e assolutamente Korax non aveva possibilità di reggere il confronto con l'angelo rosso. L'intervento di questa forza d'assalto della Guardia del Corvo riuscì a salvare il primarca e a raccogliere quanti elementi possibili delle altre legioni distrutte, per consentir loro di combattere nuovamente la guerra nel nome dell'imperatore. Ovviamente le forze in campo si erano ribaltate nella maniera più assoluta. Degli 80.000 effettivi che avevano preso parte all'assalto di Istvan 5, meno di 3.000 erano rimasti per combattere al fianco dell'imperatore. Korax sapeva che l'imperatore chiedeva ai suoi primarchi di fornire guerrieri per questo tritacarne, lui non aveva guerrieri da dare. Ordinò che tutte le sue flotte rimaste si riunissero su Liberazione e lui da solo fece rotta verso la Sacra Terra. In un viaggio avventuroso attraverso le correnti del Warp, Korax riuscì a raggiungere la Sacra Terra,
dove venne ricevuto da Rogaldorn, che nel frattempo stava fortificando il palazzo imperiale per prepararlo alla più grande battaglia della storia dell'umanità, e da Malkador il Sigillita, reggente della Terra, compagno fedele dell'imperatore, autoproclamato signore del palazzo imperiale. Né l'imperatore né il suo braccio armato Constantin Baldor erano presenti all'arrivo del Primarca, in quanto, come spiegò Malkador, erano impegnati in una guerra sotterranea nelle viscere del palazzo imperiale stesso. Korax infatti non poteva sapere che Magnus il Rosso, nel suo disperato tentativo di avvertire l'imperatore del tradimento imminente, aveva squarciato il velo del warp all'interno del palazzo imperiale, dove miliardi di demoni stavano battagliando l'imperatore e i suoi custodes all'interno di quella che era l'antica rete degli Eldar, il progetto segreto che l'imperatore non aveva rivelato a nessuno dei suoi figli. Korax disperato implorò Malkador e l'imperatore di fornirgli i mezzi per combattere una guerra nel nome dell'imperatore che lui non poteva combattere in questo momento. L'imperatore rispose all'accorato appello del figlio e gli consentì di poter accedere agli antichi laboratori all'interno del quale l'imperatore e Amara Astarte avevano per la prima volta scoperto il genoma umano, modificato il genoma umano e trasmigrato gli esseri umani da una condizione di umanità alla condizione di semidivinità data dal fatto di essere Space Marine. Il Sancta Sanctorum di tutta la ricerca dell'imperatore. L'imperatore consegnò al figlio i progetti originali della creazione dei primarchi e la potenzialità di creare in maniera accelerata degli Space Marine per poter rimpinguare i ranghi della sua legione. Con questa nuova scoperta e un gruppo di custodes che Malkador aveva incaricato di tenere d'occhio il Primarca, Korax fece rotta verso Liberazione, dove ordinò agli apotecari della legione di implementare al massimo la possibilità di creare questi nuovi Space Marine. Gli abitanti di Kievar fornirono il materiale umano sul quale lavorare e ben presto, con i disegni originali del lavoro dell'imperatore, fu possibile creare una nuova razza di Space Marine. Un nuovo ordine degli Space Marine più alti, più forti, più resistenti rispetto ai guerrieri che Korax aveva condotto in battaglia. Una costruzione genetica frutto della conoscenza già a disposizione dell'imperatore, che tuttavia non era mai stata replicata prima di allora. Un ibrido Space Marine Primarca, l'evoluzione dello Space Marine. A questo punto Korax, nel giro di poche settimane, riuscì a mettere in campo 500 di questi nuovi Space Marine, più forti, con delle armature migliori. Infatti, in quel momento, a Korax vennero forniti anche i progetti di un nuovo tipo di armatura, l'armatura MK6, che avrebbe dovuto sostituire l'MK4 per tecnologia e modalità di interfaccia con i nuovi Space Marine che si stavano creando nella galassia, e Corvus Korax riuscì a mettere in campo 500 di questi nuovi Space Marine che lui chiamò i Raptor, la sua forza d'élite e la vendetta del Primarca della 19ª Legione contro le forze che avevano tradito il mortale signore del genere umano. A questo punto, con i nuovi successi appunto di questi nuovi e terribili Space Marine, Korax stava ricominciando a poter pensare di affrontare Horus in campo aperto. Tuttavia, su Kievar erano dormienti gli agenti della più misteriosa ed imperscrutabile delle legioni Astartes, la legione Alpha. Ma non solo. Omegon, il fratello gemello del Primarca Alpharius, era dormiente su Kievar aspettando l'arrivo di Korax e dei progetti dell'imperatore del genere umano. Infatti, una cosa che soltanto negli archivi segreti dell'Alpha Legion viene raccontata è che la fuga di Korax da Istvan V sia stata organizzata ed orchestrata niente meno che da Alpharius, dal primarca dell'Alpha Legion, che aveva fatto sì di comunicare ai guerrieri del Capitano Brand su Liberazione il disastro in cui era occorsa la sua legione e consentirgli di arrivare sul pianeta devastato e portar via il loro primarca, consapevoli
che l'imperatore avrebbe affidato al figlio Corvus Corax i disegni originali, che a questo punto potevano ben essere rubati e sottratti alla guardia del corpo. Con una serie devastante di sabotaggi ed imboscate, i guerrieri della Legione Alfa riuscirono ad impadronirsi dei progetti originali della creazione di questi nuovi Space Marine e trafugarli dai laboratori della Guardia del Corvo. Non solo, di tutti i campioni che erano stati creati dagli apotecari della Legione, vennero corrotti attraverso una mistura segreta di sangue di demone e forze del Warp, che corruppero irrimediabilmente tutte le scorte genetiche del neonato nuovo ordine di Space Marine. A questo punto i legionari Alfa si ritennero soddisfatti ed Omegon in persona lasciò il pianeta portando con sé i progetti delle nuove armature e soprattutto i progetti che avrebbero consentito alla Legione Alfa di diventare la prima e la più potente delle Legioni Astartes. Ovviamente, questo poi lo racconterò quando vi narrerò le gesta della 20ª Legione, ovviamente serviva un apotecario in grado di poter replicare questo disegno genetico e la Legione Alfa, in maniera molto prudente, diede a Fabius Bile, capo bibliotecario di tutte le legioni traditrici, unicamente una parte dei progetti originali che ancora sono custoditi nei mondi segreti che costituiscono le basi operative della Legione Alfa, che appunto sarebbe teoricamente in grado di produrre a sprombattuto una serie di Space Marine molto più forti e paragonabili a quelli che nel 41esimo millennio Robot Gilliman e Belisarius Cole hanno scatenato in battaglia. Con la perdita del materiale genetico e della possibilità di replicare il disegno dell'imperatore, Corvus Corax guidò i suoi guerrieri in battaglia. Tuttavia non vietò di continuare gli esperimenti per la creazione di nuovi Space Marine. Attraverso l'accelerazione genetica e attraverso una serie di rituali che erano stati proibiti dall'imperatore in persona, che quindi avrebbero creato delle aberrazioni, Corax ordinò che la legione continuasse a produrre guerrieri da lanciare nella battaglia dell'eresia di Horus, per rallentare, se non arrestare, l'inesorabile avanzata di Horus Lupercar verso il Palazzo Imperiale. Questa nuova serie di Space Marine si dimostrò altamente instabile, arrivarono a manifestare mutazioni genetiche, mutazioni fisiche, mutazioni che rendevano lo Space Marine poco più di una bestia. Tuttavia dotato di estrema forza, estrema resistenza, che avrebbe servito lo scopo per il quale Corvus Corax aveva creato questi abomini. Infatti, da quel momento in avanti, la Legione non collaborò più con le Legioni Consorelle, ma operò in scenari di guerra separati, dove da un lato le abilità di infiltrazione e di sabotaggio dei guerrieri scelti, degli Space Marine scelti di Corax, riuscirono a capovolgere l'ago della battaglia attraverso l'impiego di piccole squadre di guerrieri, e dall'altra parte potevano fare sfruttamento di massa delle aberrazioni che a questo punto iniziarono a popolare la guglia del corvo su Liberazione. Con la fine dell'eresia, il sogno del Signore della Guerra di detronizzare l'imperatore del genere umano venne meno e Horus Lupercal venne ucciso sul ponte della Vengeful Spirit niente meno che dall'imperatore del genere umano, bandendo definitivamente l'influenza del caos dal corpo del Primarca e condannandolo ovviamente a morire in preda alle ferite riportate all'interno dello scontro. Dopo che l'imperatore venne inumato all'interno del meccanismo del Trono d'Oro, tutte le legioni dovettero riconfigurare la loro struttura, in quanto Robot Gilliman, primarca degli Ultramarine, come primo editto del neonato Imperium, ordinò la creazione di forze militari più piccole di una legione, perché a nessun uomo, a nessun comandante doveva essere più concesso di poter utilizzare in battaglia l'enorme forza militare rappresentata da una legione di Space Marine. Anche la Guardia del Corvo, benché non avesse preso parte direttamente agli eventi sulla Terra e alla difesa del Palazzo Imperiale, venne raggiunta dall'introduzione del Codex Astartes e quindi divise la sua legione in numerosi capitoli successori.
in quanto quei pochi guerrieri che erano sopravvissuti, che erano riusciti a comporre la base della nuova legione, riuscirono a formare all'incirca 4-5 capitoli di Space Marine secondo le disposizioni del Codex. A questo punto a Corvus Corax restava soltanto una cosa da fare. Le cripte sotto la guglia del Corvo erano piene degli orrori che erano stati generati dal processo di produzione degli Space Marine, in quanto per ogni guerriero, per ogni abitante di Kiavar che era arrivato a poter essere considerato un vero e proprio Space Marine, centinaia di esseri ululavano al cielo la loro rabbia e la loro disperazione. Corvus Corax si assicurò di impartire personalmente a ciascuno di questi esseri la pace dell'imperatore. Non erano più richiesti sul campo di battaglia, non aveva senso prolungare le loro sofferenze. Corvus Corax uccise personalmente ogni uomo che la sua disperazione aveva condotto a diventare non uno Space Marine ma un mostro, e liberò ciascuno di loro dalle catene che egli stesso gli aveva messo al collo. Dopodiché si rinchiuse in meditazione nella guglia più alta della torre della Guardia del Corvo, per cercare probabilmente la pace, e anche lui la pace dell'imperatore. Riemerse dopo un anno, meglio, le cronache della Guardia del Corvo ricordano che emerse dal suo stato meditativo dopo un anno, si imbarcò sulla sua navetta personale e fece rotta verso l'Occhio del Terrore, e l'ultima cosa che raccontò, le ultime parole di Corvus Corax ai suoi figli, furono mai più. Con questo si conclude la storia di Corvus Corax, il quale, imbarcandosi verso l'Occhio del Terrore, in questo momento potrebbe essersi perso nei meandri senza tempo di quella zona martoriata dal warp che è appunto l'Occhio del Terrore. La storia di Corax cessa nei registri imperiali, ma la storia della sua legione prosegue fino ai giorni nostri. La legione infatti si è di molto ammodernata nei confronti della legione originale, pur rimanendo ancorata ai principi del primarca, ossia di intraprendere delle guerre di sotterfugio, quindi utilizzare piccoli blocchi di guerrieri scelti in grado di poter operare anche dietro le linee nemiche e di poter sabotare le linee di comunicazione, uccidere i comandanti nemici, cagionare il caos all'interno delle forze che si oppongono alla diciannovesima legione o al capitolo della Guardia del Corvo, e impiegano in maniera preponderante gli assaltatori come unità d'assalto, in quanto l'utilizzo dei reattori dorsali è parte fondamentale dell'addestramento di ogni guerriero della Guardia del Corvo, il quale passa, a differenza di uno Space Marine standard, molto tempo tra i ranghi delle compagnie d'assalto piuttosto che tra quelle delle squadre tattiche. Le squadre tattiche in questo caso sono utilizzate come ruolo meramente di supporto e sono pressoché assenti le squadre devastatrici, mentre i veterani, mano a mano che progrediscono, gli vengono consegnati armi e strumenti sempre più sofisticati, in quanto il mondo, che attualmente è un mondo forge di Kiavar, riesce a fornire ai guerrieri della 19ª legione una competenza tecnica e bellica paragonabile a quella dei migliori mondi forge e di Marte stesso. Quindi non dipende, da questo punto di vista, dall'influenza del pianeta rosso per avere armi ed approvvigionamenti. Anzi, l'armatura MK6, che passerà alla storia come armatura Corvus, è un disegno che è prerogativa della 19ª legione e che è molto rara al di fuori dei guerrieri della 19ª legione, mentre è abbastanza comune tra i reparti di elite delle squadre d'assalto della Guardia del Corvo. Infatti il design dell'armatura, che appunto è a forma di corvo, ricorda il design delle armature indossate in battaglia dei primi veterani della legione. La legione ha altresì numerosi ruolini d'onore. Durante il periodo turbolento dell'eresia di Horus, infatti, i guerrieri della 19ª legione, che da un lato dovettero far fronte alle esigenze della guerra utilizzando in battaglia anche abomini e delle creature del quale non si parla al di fuori della legione,
Dall'altro, i pochi guerrieri rimasti operativi che ricordavano gli antichi addestramenti del Primarca si diedero molto da fare per uccidere i comandanti nemici, per sabotare le linee di comunicazione tra i guerrieri di Horus e le altre legioni, ed in particolare un guerriero, Nikona Sharovkin, che è uno dei guerrieri più forti sopravvissuti al massacro di Istvan V, fu il protagonista del primo di un tentato omicidio, purtroppo per loro non riuscito, ai danni di Fulgrim. Infatti, con altri membri delle legioni distrutte, in particolare delle Mani di Ferro, riuscirono a tendere un agguato al primarca della terza legione, e Sharovkin, che era un cecchino senza pari, riuscì addirittura a colpire in testa il primarca della terza legione, e lo avrebbe ucciso se non l'intervento di Fabius Bile riuscì a salvare la vita di Fulgrim, consentendogli appunto poi di ascendere al rango di principe demone. Sharovkin è anche uno dei pochi ad aver battuto Lucius l'Eterno per ben due volte, ed in entrambi i casi Lucius Eterno venne una volta sfregiato e un'altra volta gli vennero perforati entrambi i cuori dalle lame ad energia del giovane capitano della Guardia del Corvo. Oggi la legione, purtroppo per le conseguenze a lungo termine della manipolazione genetica ad opera dei legionari alfa, non è in grado di continuare ad avere un processo di creazione accelerato, in quanto le banche dati di seme genetico della legione sono state quasi del tutto distrutte, e adesso la legione e i capitoli successori della Guardia del Corvo dipendono in larga misura dalle scorte di materiale genetico che arriva dai depositi sulla Sacra Terra. Per questo la creazione di un nuovo Space Marine della Guardia del Corvo è un processo molto lungo, e ben pochi sopravvivono anche per essere tumulati all'interno dei Dreadnought della legione, i quali sono pochissimi e prediligono anche loro l'essere sganciati in battaglia attraverso le capsule d'atterraggio per uno stile d'attacco molto incisivo che è finalizzato a tagliare la testa al leader di ogni contingente nemico che la Guardia del Corvo si trova ad affrontare. La Guardia del Corvo mi dà l'opportunità, la storia della Guardia del Corvo mi dà l'opportunità di evidenziare un aspetto che magari è passato inosservato. Quando l'imperatore consegna a Korax i progetti originali del suo disegno e Korax li mette in atto, gli Space Marine che vengono creati sono di fatto molto più grandi, molto più forti e molto più veloci degli Space Marine originali che componevano le legioni. Noi sappiamo che questi Super Space Marine di base sono il design di quelli che oggi diventeranno gli Space Marine Primaris. È quindi pensabile, ma di questo vi parlerò nella puntata dedicata all'imperatore del genere umano, che l'imperatore avesse già la tecnologia che poi Belisarius Cole e Robot Gilliman hanno utilizzato per la creazione di questi Super Space Marine, e che il disegno originale dell'imperatore fosse appunto di utilizzare una nuova tecnologia per creare degli altri Astartes, degli Astartes superiori. Questo ovviamente non lo possiamo sapere, l'eresia di Horus ha posto fine ai disegni e ai sogni dell'imperatore per il genere umano, però è interessante notare come questa tecnologia, che noi pensavamo che fosse il risultato dello studio di Belisarius Cole, era in realtà già in possesso del signore del genere umano, e che per un periodo di tempo degli Space Marine Primaris hanno combattuto nel momento più terribile della storia del genere umano. Se questo video vi è piaciuto, non dimenticate di farmelo sapere qui sotto nei commenti e non dimenticate di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video della Guida Galattica per Modellisti. Nella prossima puntata finalmente concludiamo l'epopea dell'eresia di Horus. Infatti la puntata che seguirà sarà dedicata alla più misteriosa e alla più imperscrutabile di tutte le legioni del Pantheon delle legioni Astartes, ovvero sia la 20ª legione, capitanata dai due primarchi gemelli Alpharius ed Omegon. Grazie a tutti per averci seguito e alla prossima puntata!